rovesciato carpiato, lui triple e mezzi no, eccezione fatta per il triple e mezzo avanti, ma chi non lo fa almeno triple e mezzo avanti in una gara maschile da tre? Molti doppi e mezzo, va sulla regolarità, sulla pulizia, che però c'è stata fino ad un certo punto. Sì, esatto, e anche qua va abbondante perché l'apertura non è stata proprio fissata bene. E comunque dai, 7, sì, i giudici sono andati un po' in crisi, ci sono dei 5 e mezzo, dei 7. Sì, c'è un 5 e mezzo a fronte di parecchi 7, 63 punti per l'europeo, undicesimo, 349 punti, ne aveva fatti 369 in eliminatoria, quindi è un atleta che, diciamo, in prospettiva può anche guardare a quota 400, oggi però male. Vediamo Matos, triple e mezzo avanti carpiato. Peccato, ha fatto un bellissimo presalto, era anche alto, però anche lui alla fine non abbassa un po' troppo la testa e questo lo porta abbondante. Frenata per Matos, 51,15, adesso è veramente una lotta serratissima fra Matos Garcia e Vyacheslav Novoselov, con Yevgeny Novoselov che sembra aver preso per consolidare le proprie chance di finale. Doppio e mezzo ritornato carpiato. Un programma semplicissimo quello di Matos, che però potrebbe anche pagare alla lunga. Buono, un po' schiacciato quel busto nel momento della partenza e quindi non ha sfruttato tantissimo l'altezza, poteva farlo ancora più alto, però mi è piaciuto molto la parte finale, senza schizzi e molto elegante. La politica dei piccoli passi per Matos, 67,50, intanto che devono ancora eseguire il loro quinto tuffo. Ecco il brasiliano, doppio e mezzo indietro, carpiato con un avvitamento e mezzo, questo tuffo ci dirà molto delle chance di Matos di entrare in finale. Partito molto in alto, molto dritto, forse anche un po' troppo, perché poi alla fine gli è mancato un po' di rotazione, però insomma si poteva sicuramente fare di meglio, ma insomma 56,10, Matos sta scivolando indietro, sì. Attenzione, mettere il terzo posto, intanto Jan Matos, doppio mezzo avanti carpiato con due avvitamenti. Assolutamente, sì. Finale vicina. Sì. Deve pulito. Fare 74, oddio, vicina, non vicinissima, però deve fare 74 punti e difatti non li fa. 66,30. Fuori Matos. Adesso c'è Wang con la sua quota 90 e spiccioli. Peraltro